Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, benvenuti in questo nuovo video recensione. Mi sono ritrovata ad aver provato diversi prodotti, quindi nelle prossime settimane vi caricherò tutta una serie di video recensioni per argomenti. Nulla, oggi partirei con due prodotti di Flormar, sono due prodotti di make-up. Prima di partire ti ricordo che se ti piacciono i miei video mi puoi sempre supportare con un pollice in su. Se non vuoi perdere le prossime recensioni, facciamo spoiler, c'è un po' di skincare corpo, skincare viso, smalti, non in quest'ordine, ma comunque se non vuoi perdere le mie prossime recensioni c'è sempre il tastino dell'iscrizione e ovviamente così ti arriverà il video in home. Io partirei subito. Il primo prodotto di cui voglio parlare è questo mascara triplo della Flormar. È un mascara 3 in 1 con sistema di rotazione. Dice che allunga in curva e volumizza, andando a modificare l'assetto dello scovolino con olio d'argan e olio d'oliva in colorazione ovviamente black. Andiamo a leggere mascara triplazione. Allora, applicatore multifunzionale aggiustabile, prevede la triplazione per ingrandire le ciglia, arricchita d'olio d'oliva e olio d'argan, nutrisce. Adoro quando traducono con Google Translate e non si capisce quello che hanno voluto scrivere. Comunque, nutrisce le ciglia, personalizzare il volume, la lunghezza e il ricciolo delle vostre ciglia. Come usare? Per le ciglia dall'aspetto naturale extra lunghezza, mantenere l'applicazione a lungo, girare una volta per un effetto arricciatura in più, girare due volte per spessore e le ciglia volumizzate. Ok. A parte la traduzione maccheronica, ma lo facciamo sempre per divertirci. Questo è il packaging da 8 ml di prodotto e come si può vedere qui c'è questa parte in nero dove sono disegnati tre tipi di applicatore che si possono ottenere ruotando il tappino e quindi c'è la possibilità di avere un mascara allungante, un mascara incurvante e un mascara volumizzante. Ora vi faccio vedere le tre tipologie. Allora, questo qua è nella sezione 1, quindi l'allungante. Poi abbiamo, si accorcia leggermente e si arrotola per la sezione curvatura. E infine per lo scovolino volume si gira ancora di più, si incurva ancora di più, si accorcia e questo altro scovolino dà il volume, aiuta a dare il volume. Io normalmente il meccanismo di ruotare lo scovolino lo faccio all'interno, così mentre ruoto per scegliere lo scovolino più adatto all'occasione, lo scovolino prende il mascara e quindi prende il prodotto, e quindi quando lo vado a tirare su è già bello pieno e lo posso utilizzare. Allora, bellissima la situazione di avere tre mascara. Sto aprendo il mio solito quadernino dove ho gli appunti. Comunque, stavo dicendo, bellissima l'idea di avere in un solo mascara tre effetti, ma purtroppo i tre effetti sono molto simili tra di loro. Io non ho notato questa grandissima differenza tra scovolino 1, 2 o 3. Diciamo che leggermente il terzo, prendendo più prodotto, ne rilascia molto di più e quindi va a dare un pochino più di volume alle ciglia. Però se dovessi dire wow, che differenza tra uno scovolino e l'altro, no. Anche perché credo che è la formulazione che fa il mascara. Ha bisogno anche di un determinato scovolino, ma se la formulazione non è atta per allungare, vuol dire che ci sono le fibrette dentro, non ti allungherà mai. Se la formulazione non ha delle strutture che aiutano a tenere incurvate le ciglia te li cadono giù. Idem con patate, se la formulazione non è bella ricca, non si appoggia bene alla base delle ciglia e non ti dà volume. Semplice, come bere un bicchiere d'acqua. In ogni caso, gli effetti sono molto simili, ma il prodotto si strucca anche molto facilmente, quindi anche se dà, lavorandolo bene, un buon risultato, non mi sono dovuta trovare poi in difficoltà quando sono andata a struccarlo.
Mi è piaciuto anche utilizzarlo in combo, nel senso utilizzare le varie fasi insieme, la prima con la seconda, così da prima appoggiare il prodotto e poi andare a cercare di dare un pochino più di struttura alle ciglia con la seconda, oppure la seconda con la terza. Ovviamente l'effetto top lo si ha se si mette, si fanno le tre passate con i tre effetti e hai un bel cigliozzo, quello sì. La formulazione non è molto pesante perché riesce a tenere anche la piega di un piegaciglia, quindi mi è piaciuto anche sotto questo punto di vista. E nulla, è un buon prodotto, mi piace molto. Ovviamente non mi aspettavo il Santo Graal che mi potesse dare tre effetti con un solo mascara, però diciamo che considerando il tutto mi piace molto. Secondo prodotto per questo video recensione, sempre di Flormar, è la cipria, la Loose Powder in colorazione 03 Sand Beige. È una cipria, come puoi vedere, in polvere libera da 18 grammi. Allora, all'interno ovviamente si presenta con il suo puff che al momento è lercio, quindi non te lo farò vedere girato, e poi ci sono i forellini, e di norma si dovrebbe mettere la cipria all'interno del tappeto, e con di norma, diciamo, chi lo preferisce, e di norma utilizzare un pennellone per incipriare tutto. Di solito io non incipro con il pennellone, ma mi piace utilizzare, specialmente nelle giornate più calde, il puff, perché posso andare a lavorare, a premere sul viso e far entrare meglio la cipria all'interno dei pori per settare il fondotinta e tutte le creme. È una cipria che ha un profumo paradisiaco, mi piace veramente molto. E sa di talco, ma non troppo, perché neanche il talco mi fa impazzire. Voglio farvi vedere un attimo la colorazione. Ha un sand, quindi ha una colorazione beigiolina, molto simile al mio colore di pelle, ed è finissima. È una delle ciprie, secondo me, più fini che abbia mai provato in vita mia. Sotto le mani si trasforma in un burro delicato, mi piace tanto. Per un effetto ovviamente più strong, quando voglio avere proprio un effetto pelle wow, prima passo il puff su tutto il viso, dopodiché lascio settare e con il pennellone aggiungo ancora della cipria, la spolvero su tutto il viso, attendo ancora e poi tolgo via l'eccesso. So che in questo modo i miei prodotti in crema rimarranno per sempre. E utilizzato questa cipria con il fondotinta, sempre della Flormar, che sto usando in questo periodo, e che anche questo vi lascio nelle schede informative, il video recensione, che già l'ho fatto. Lo potete vedere ora sul mio viso. In questo momento c'è soltanto il fondotinta, questa cipria e vabbè, un blush rosato e basta. Non ho correttori, non ho nulla, e ho la pelle molto compatta, molto settata, non lucida, però neanche troppo gessosa. Mi piace veramente molto. Ok, video recensione finisce qui. Spero che le recensioni di questi due prodotti ti siano stati utili. Se ti sono stati utili, ovviamente ti invito a mettermi un pollice in su e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video recensione. Io ti abbraccio, mando un bacio e ciao ragazze e ciao ragazzi in gamba!